da quando sono stato nominato consigliere comunale, poiché ho uno sportello aperto al pubblico, cioè nel senso ho una sede sempre aperta, ho ricevuto praticamente 500, da per esempio 500 voti, che ho detto 500 voti, perché ho ricevuto 5.000 persone che mi venivano a chiedere lavoro. Premesso che non ho mai promesso a nessuno quello che non potevo mantenere, cioè un posto di lavoro, e che non ritengo giusto che un consigliere raccomandi qualcuno, ritengo che il lavoro deve essere un diritto di tutti, lo sancisce la Costituzione, e ritengo che una buona amministrazione si caratterizzi non per aver dato il posto di lavoro a un disoccupato, ma per aver creato una serie di premesse che poi hanno portato alla piena occupazione, all'occupazione di 100 persone, di 1000 persone, di 100.000 persone. Faccio questa premessa perché ritengo anch'io, prima di accettare la nomina a partecipare alla campagna elettorale, poiché ero un cittadino come voi, sentivo, sono abbastanza adulto, ho 52 anni, quindi uno non è che si presenta a 52 anni in una campagna elettorale perché vuole fare qualcosa per sé, ma perché venivo da un'esperienza che era quella dell'associazionismo, facevo anche un comitato e mi hanno chiesto di dare il mio contributo. E allora io ritengo che tutti quanti insieme, anziché litigare tra varie sigle e opposizione o maggioranza, rispetto al problema del lavoro che secondo me riveste un carattere primario nella vita di una famiglia, no? Cioè, se non c'è nessuno che lavora e non porta il pane a casa, è un problema per tutti, anche per noi che mangiamo, come dite voi. Per me avere cittadini che sono in una condizione di sofferenza è una sofferenza medica, per chi mi conosce sa che non sono mai un circostante, ma io mi conosco la politica. Allora che cosa noi dobbiamo cercare di fare? Sotto vostra pressione, sotto la pressione dell'opposizione, noi come amministrazione dobbiamo cercare di guardare, dico, in tutte quelle che sono le opportunità che si possono creare sul territorio. Io le vedo molte, ti ripeto. Certo, oggi è saputo che i nostri disoccupati sono 7.000, diciamo, detto il nostro sindaco Stefano Ferrara. Allora, 7.000 persone, capite bene che non è facile sistemare tutto, però noi dobbiamo cominciare a pensare che ogni persona che prende, diciamo, lavoro è una persona che si fa sostare tra quei 7.000. L'amministrazione calcola, sta avendo qualche problema di insegnamento, è vero, però io che ne faccio parte, e come me tante persone nuove, no, questa è una garanzia per voi. Guardate le facce delle persone che stanno qua dentro, conoscete la loro storia, perché quelle persone si potranno dare sicuramente più risposte di chi è politico per mestiere. Noi non facciamo i politici per mestiere, cioè io nello Cervone, ma tanti altri, non vorrei offendere nessuno, diciamo, siamo persone che capiamo realmente le vostre esigenze. Io penso che con l'auto commerciale, con il piano casa, con il book si possano dare delle risposte che vadano nel senso non della piena occupazione, perché 7.000 posti di lavoro sono tutta una volontà che non riusciamo a creare, ma incominceremo a dare un segno e un segno concreto alle vostre richieste. Grazie.